Ora saliamo sul treno dell'arte dei sapori che attraversa l'Alto Casertano. È un'iniziativa che fino a ottobre consentirà di riscoprire prodotti tipici e vestigia del passato. Pasquale Piscitelli. Per il secondo anno la Ferrovia dell'Arte dei Sapori porterà migliaia di turisti per itinerari culturali, naturalistici ed enogastronomici in terra di lavoro. Un progetto di marketing territoriale della provincia di Caserta. Per far scoprire a quanti vogliono trascorrere un giorno diverso le ricchezze, i sapori, le tradizioni, i vini. Dopo la mozzarella, terra del bianco, rilanciamo i prodotti della parte interna della nostra provincia. Il treno della società Metro Campania Nord-Est e le navette del Verde fino al 12 ottobre toccheranno 21 comuni dell'Alto Casertano. È il secondo anno che noi partecipiamo e vediamo un qualche cosa molto migliorato rispetto all'anno scorso. Questa iniziativa tende proprio a riscoprire questi posti che magari noi che abitiamo nella zona non abbiamo mai visitato. E il treno intanto va, inerpicandosi per colline e splendide valli, fermata a Caiazzo e poi pullman per Castel Campagnano. I turisti per un giorno visitano le aziende agricole e degustano i loro prodotti. Ingresso alle cantine più o meno antiche nel Palazzo Ducale, una chiesa rupestre dell'undicesimo secolo con affreschi del Cinquecento. In piazza poi festa del vino e dell'olio, protagonisti la caiazzana, un'oliva pregiata, e il pallagrello, borbonico vitigno autoctono in attesa del marchio DOC. 2 giorni di degustazione, dibattiti, recupero dell'identità e delle eccellenze, cooperazione tra imprese e territorio. Il treno riparte, prossima tappa Castel di Sasso e i suoi segreti.